Ciao a tutti, io sono Karma e vi do il benvenuto in questa videoguida in versione italiana sul The Thousand Mouths of Totorak, dungeon che vi accompagnerà da livello 24 a livello 27 e che ovviamente vi dà l'opportunità di esplorare questo luogo che una volta era una prigione e adesso invece è la casa di questi schifosissimi ragni. Qual è la prima cosa da sapere su questo dungeon? Che no protocelle, no complete. Avete capito decisamente bene. Le protocelle magiche che in questo dungeon hanno un'importanza tale da non essere per nulla trascurabile, perché ve ne serviranno per completare le task 8, ossia 4 per il primo terminal e 4 per il secondo. La pianta è abbastanza dispersiva di questo dungeon, difatti capiterà abbastanza spesso di perdersi pur di cercare queste protocelle. Quindi per evitarvi di girare attorno rischiando di perdervi e perdere anche del tempo prezioso alla ricerca di queste protocelle, il primo consiglio che posso offrirvi è che una volta recuperata la prima delle protocelle magitech alla vostra sinistra, nella direzione dalla quale state arrivando, troverete l'Accusation Chamber Door, che una volta aperta, dopo un brevissimo corridoio, vi farà trovare un'altra protocella. Sta lì, pronta per essere presa, ma qualcosa va storto. Appariranno infatti tre selmite e l'unica via d'uscita è coperta interamente da una spessa ragnatela. Non temete, non è certo questa una difficoltà ingestibile, anche perché la ragnatela può essere spezzata colpendola diverse volte, come può anche dissolversi da sola una volta che i tre mob che vi hanno teso questo agguato saranno morti. Una volta recuperata quindi la seconda protocella, seguendo l'ordine di questa guida, dovrete soltanto andare avanti fino ad incontrare il prossimo gruppo di mob. Questa soluzione da me consigliata è efficace anche perché altrimenti sarete costretti a fare contorsioni strane nei percorsi della mappa nel tentativo di trovare tutte le protocelle che vi occorrono per poter usare il primo Magitech Terminal. Ed invece con questo primo consiglio vi avvantaggerà di una protocella in più, portandovi al primo boss con 5 protocelle e non più 4. Perciò dal momento della seconda protocella in quest'ordine vi basterà solo andare avanti, lasciando perdere quindi tanti corridoi e le deviazioni, percorrendo quindi solo il corridoio centrale. Questo corridoio è stretto, ma verso il centro avrà un leggero slargo con la terza protocella, mentre la quarta protocella la troverete leggermente un po' più avanti. Ad ogni modo, qualsiasi sia il vostro modo personale di affrontare questo dungeon, sappiate che al momento della biforcazione dei vari percorsi, gli stessi offrono medesime possibilità di farvi trovare le protocelle, quindi saranno due protocelle nel primo percorso e due anche nel secondo. Per il resto vi rimane solamente da battere solo dei mob sparsi prima di arrivare alla primaria boss. Varcata la soglia di questa zona, nell'area non troverete inizialmente nulla se non questo Magitech Terminal, la quinta protocella ed una barriera energetica che vi impedisce di proseguire oltre. Per disattivare la barriera vi basterà azionare il terminal, che una volta toccato però farà apparire il primo boss del Totorak, il primo dei due Koeorl o Ninetales. Questo boss è semplice, posso dirvi, al pari degli altri mostri boss di altri dungeon di livello anche più piccolo di questo. Non ha difficoltà esagerate se non quello per l'healer di gestire gli status di poison da curare con Esuna. Ma anche in quel caso, qualora l'healer decidesse di non curarsi affatto degli status alterati, il boss cadrebbe comunque abbastanza in fretta. A rendere lecito ciò è il fatto che una volta curato il poison, il boss, scuotendo entrambe le sue liane, causerebbe nuovamente poison a chiunque gli sta vicino. Abbattuto il primo boss, non vi rimane altro per questa prima fase del Totorak che azionare nuovamente il terminal per vedere dissolversi davanti ai vostri occhi la barriera e quindi proseguire. Durante la seconda fase di mob importanti a cui fare estrema attenzione sono i Warden Whip. Come il primo boss di questo dungeon, anche questi causano del poison, e la cosa forse peggiore è che il poison provocato da uno di questi mob stacca con il poison di un altro, perciò fate attenzione. Di diverso rispetto alla prima fase del dungeon troverete che le protocelle per il prossimo terminal verranno droppate solo dai mostri e per il resto saranno presenti anche in questa fase le ragnatele che si chiuderanno alle vostre spalle o a seconda vi si chiuderanno davanti agli occhi all'infama. Ecco, queste ragnatele rappresentano una difficoltà concreta nella gestione dei percorsi in dungeon, perché bisogna cercare il più possibile di stare gli uni vicini agli altri varcando insieme le varie soglie con le ragnatele. Perché altrimenti si rischia di rimanere indietro o peggio ancora di morire perché non avete il supporto degli altri nell'uccidere i mob, sempre presenti subito dopo ogni ragnatela.
Se avrete seguito bene questa guida, al momento del secondo boss, per attivare il secondo terminal, avrete altre 4 protocelle. Il secondo boss è un altro Coeur o Ninetales, stesse dinamiche del primo boss. Con le sue liane rilascia il poison da curare con Esuna, ma a differenza del primo boss, in questo viene introdotta la difficoltà degli add, che possono anch'essi dare poison con le skill o slow, rendendo molto più difficile quindi gestire la cura dei vari status alterati. A tal proposito, consiglio agli healer di curare subito i poison, dandosi sempre la priorità nel caso di slow, perché in questa fase avere un curatore che skilla lentamente è controproducente. Allo stesso modo consiglio ai tank di tenere bloccato il boss lontano dalle healer e che dia le spalle al party, non tanto per le sue skill, perché non fa skill particolarmente dannose in senso stretto, quanto per il tank che deve comunque tenere sotto controllo l'area intera per capire dove spunteranno i vari add per aggroarli immediatamente. Terminato anche questo boss, non vi rimane altro che inoltrarvi nella terza e quindi ultima fase del Totorak. In questa fase sono presenti tutti i caratteri delle altre fasi, eccezion fatta per le protocelle, che in questa fase non vi occorreranno assolutamente più. Troverete le altre ragnatele da trattare esattamente come le precedenti, quindi vi raccomando, correte uniti al gruppo per evitare i problemi che vi ho già illustrato. Di nuovo troverete i Flashy Pod, novità peculiare solo della terza fase, va trattata con estrema cautela perché questi bozzoli appena toccati esploderanno causando poison a chi gli sta attorno. I vari poison tra di loro staccano, quindi a lungo andare possono dare veramente problemi, quindi vanno curati subito, se possibile è meglio non andarci addosso, perciò vanno attaccati a distanza. Va bene anche un semplice aero se siete healer o una qualsiasi altra skill rapida. In questa zona tra i vari gruppi sono presenti le sticky web da rompere per poter proseguire e delle interessantissime pozze verdi a terra che vi rallenteranno. Terminate le vostre disavventure tra poison, ragnatele e sarete finalmente arrivati all'ultimo boss del Totorak, Graphias. Ebbene, Graphias è un grosso scorpione che vi attende in un'arena a pianta circolare ricoperta ai bordi da schifosa melma di ragno. Avete proprio capito, schifosa melma di ragno. Appena aggroato il boss, proprio ai bordi appariranno tantissimi Flashy Pod da distruggere ancora prima di iniziare ad abbattere Graphias. In sé questi boss non stanno lì a non fare nulla, cioè occupano solo spazio, che peraltro vi serve per muovervi, perciò vanno distrutti con skill a distanza per evitare che esplodendo possano infliggere poison a chi gli sta attorno. Le skill di questo boss sono 3: Rian Shaker, rappresentato da un salto del boss sulla propria posizione, Silk Screen è una skill frontale scansabile perché è visibile, che vi spinge in direzione dei bordi per farvi impattare appunto contro i vari Flashy Pod e subire forzatamente il poison, e Sticky Web dove crea un Flashy Pod all'interno dell'arena che come gli altri esplode se toccato. Queste sono tutte le skill che riguardano almeno la prima parte del combattimento, quella senza aggiunte. Al 70% di vita di questo boss arriveranno i rinforzi, che sono due Cosmite ad aiutarlo. Sono abbastanza facili da battere, ma la vera difficoltà arriverà quando Graphias userà la sua coda per creare delle pozze di veleno a terra. In questo caso ogni ruolo ha il suo compito, il tank deve portare Graphias verso i bordi per limitare tantissimo la zona dove la coda depositerà il veleno ed i DPS cercare di distruggere in tempo la coda di Graphias. In questa fase continueranno ad arrivare anche gli altri add e nel contempo a spuntare altri nuovi e freschi Flashy Pod. Tutto questo fin quando il boss non andrà giù. Spero come al solito che questa guida vi sia utile a chi affronta per la prima volta questo dungeon. Vi raccomando, iscrivetevi al canale e augurandovi buon gioco, ci si ribecca al prossimo video. Ciao!